Ciao a tutti, finalmente sono di nuovo libero, sono tornato al mio studio. Prima però di fare uno dei classici tutorial, così come li ho sempre fatti, con le tablature e con i testi, volevo un po' completare il discorso che abbiamo già accennato nella precedente lezione. Avevamo visto questo tipo di accordo, trasportato in diversi punti della tastiera, e molti di voi mi hanno chiesto: Angelo, ma è possibile solo con quella posizione trasportare gli accordi? In realtà non è così, vale per tutti. Infatti, se voi conoscete, che ne so, il Fa maggiore, anche il Fa maggiore si può trasportare. Il problema è che andate a trasportare una posizione di per sé già un po' difficile. Invece oggi vi voglio far vedere come un accordo semplice come quello di Do maggiore, trasportandolo lungo la tastiera, ci dà la possibilità di trovare degli accordi che generalmente è difficile suonare. Vi sarà capitato qualche volta di suonare il Mi bemolle maggiore. È un accordo abbastanza difficile, potete suonarlo in questo modo, o addirittura in questo modo, comunque tutte posizioni difficili. Guardate quanto è semplice se noi andando a suonare con la forma del Do maggiore ci spostiamo con l'1 al quarto tasto e suoniamo però solo le quattro corde centrali, cioè dobbiamo evitare di suonare prima e sesta corda. Quindi questo è un Do maggiore, questo è un Mi bemolle maggiore, che è un Mi bemolle in realtà senza la quinta. Questo accordo è formato dal Mi bemolle, dal Sol e dal Mi bemolle. Non c'è la quinta che è un Si bemolle. Vi faccio vedere gli accordi che possiamo creare dalla posizione del Do, spostandolo senza mettere poi un barré, ma semplicemente spostandolo di posizione in questo modo. Guardate, Do maggiore. Se ci mettiamo con l'1 al terzo tasto e il 3 al quinto, mantenendo sempre questa posizione, quindi partirà questo accordo dal terzo tasto, abbiamo un Re con l'aggiunta dell'undicesima o della quarta. Se andiamo ancora un semitono avanti, abbiamo già visto il Mi bemolle senza la quinta. Se andiamo con l'1 al sesto tasto, abbiamo un Fa ad 9 e andando con l'1 all'ottavo tasto, incontriamo un Sol maggiore. Ora è più difficile immaginare di suonare delle canzoni sempre con questa tipologia di accordi, anche se volendo.